Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. I due ministeri presenti al tavolo di monitoraggio sul piano di rientro dal debito sanitario della Regione Abruzzo, quello della sanità e quello delle finanze, hanno verificato che il commissario ha adempiuto il suo mandato realizzando tutti gli obiettivi prefissati. Per questo la Regione Abruzzo è stata invitata a presentare un nuovo programma di obiettivi di salute e sostenibilità che sarà approvato dai due ministeri prima di diventare pienamente operativo. Lo ha annunciato l'assessore regionale Paolucci, secondo cui è stato apprezzato il lavoro fatto per la riorganizzazione e la messa in sicurezza del percorso nascite. Ha annunciato un premio da 69 milioni per la sanità abruzzese. E sempre nel tavolo di monitoraggio, secondo l'assessore Paolucci, è stato approvato il nuovo accordo di programma per la costruzione di 5 nuovi ospedali, Giulianova, Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, oltre alla ristrutturazione dell'ospedale di Penne, per un ammontare complessivo di 371 milioni, dei quali 228 milioni di euro di finanziamento statale e i restanti 43 di finanziamento regionale. Iniziativa Trenitalia per accogliere la richiesta di fermata a Giulianova del treno Frecciabianca. L'accordo per il rilancio di un turismo sostenibile per Giulianova e la costa teramana è stato raggiunto grazie a un'intesa con DMC Adriatica e 50 operatori turistici con la regia della regione. L'accordo, che scadrà il 31 dicembre, prevede il rimborso del biglietto ferroviario a chi sceglierà il treno per una vacanza di almeno una settimana sulla costa teramana. I clienti Trenitalia, che soggiorneranno in uno degli alberghi che hanno aderito all'iniziativa, riceveranno direttamente dall'albergatore il rimborso del ticket ferroviario di andata. Se il soggiorno durerà più di 2 settimane, il rimborso sarà esteso al ritorno fino a 40 euro. Un artigiano lavora per il fisco fino ad agosto inoltrato, solo dopo comincia a guadagnare per sé. Lo dice lo studio della CNA Comune Che Vai, Tassa Che Trovi, che in Abruzzo ha monitorato la situazione in 12 comuni, oltre 4 capoluoghi anche Giulianova, Roseto, Montesilvano, Spoltore, Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona. Sono considerate IRPEF addizionali pagate sull'IRPEF in ragione del debito sanitario, smaltimento, rifiuti, IMU. I dati per i singoli comuni saranno presentati lunedì. Accordo all'unanimità tra le 6 regioni adriatiche di centro e meridione riunite a Termoli per ribadire il no alle trivellazioni in mare. Dopo un'ora e mezza di confronto, presidenti e assessori di Abruzzo, Molise, Puglia, Marche, Basilicata e Calabria hanno confermato la contrarietà unanime alle trivellazioni. Il 29 luglio, intanto, un primo incontro con il governo a Palazzo Chigi. Il coordinamento delle regioni coinvolte si riunirà il 18 settembre a Bari. Un vasto incendio sta interessando da ieri sera una zona di sterpaglie sottobosco a Pietranico, in località Madonna della Croce. Difficile domare le fiamme favorite da vento e alte temperature. Per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco, del comando provinciale di Pescara e del distaccamento di Alanno, in provincia sempre di Pescara, insieme a personale del Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, Carabinieri e Volontari. Alcuni esemplari di tartarughe Caretta Caretta saranno rilasciati domani alle 9.30 sulla spiaggia della Foce a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti.
Gli animali sono stati curati dal Centro Studi Cetacei Onlus di Pescara. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ortona e l'Associazione Subacquea Orsa Minore di Lanciano. Il presidente del Centro Cetacei, Vincenzo Olivieri, spiegherà cosa fare in caso di avvistamento di tartarughe e cetacei anche in difficoltà. Con il provvedimento dirigenziale di ieri, la Regione Abruzzo ha rilasciato in favore del Consorzio Civeta, con sede a Cupello, l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della nuova discarica in cui saranno conferiti i rifiuti derivanti dalle operazioni che si svolgono attualmente presso il Polo Tecnologico. Il provvedimento regionale aggiorna inoltre le precedenti autorizzazioni già rilasciate al Consorzio e le armonizza con le recenti leggi sulla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento. Pescara sta già ospitando circa 500 presunti profughi e non ha forza né possibilità di ospitare gli altri che sicuramente arriveranno in seguito al bando già emanato dalla Prefettura e scaduto lo scorso 17 luglio e a quello di agosto che verrà pubblicato a giorni. Il sindaco Alessandrini è tempo che vada dal prefetto a chiedere l'esclusione della nostra città dai siti di assegnazione. In caso contrario, come già accaduto a Roma, impediremo fisicamente che quegli immigrati scendano dai pullman per entrare negli alberghi situati nel cuore del nostro centro urbano. È ora di finirla con il business dei privati sui profughi, un business che oggi ammonta a 13 milioni di euro l'anno. E quanto hanno detto il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e i consiglieri comunali di Forza Italia di Pescara, Vincenzo D'Incecco e Fabrizio Raposelli. Naturalmente questa è appunto la posizione del partito di Forza Italia. Il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, non ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da Forza Italia per quanto riguarda la delibera numero 329 della Giunta Alessandrini sull'introduzione dei parcheggi a pagamento con abbonamento anche per i residenti del centro. A questo punto ci prepariamo direttamente per l'udienza di merito, che sicuramente ci sarà la ripresa dei lavori del Tribunale dopo la pausa estiva. In quella sede siamo certi di ottenere giustizia per le centinaia di residenti del centro costretti a subire la vessazione dell'ennesima ingiusta tassa imposta dall'attuale amministrazione. Lo hanno detto il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e i consiglieri di Forza Italia al Comune di Pescara. La sentenza del giudice civile di primo grado che ha stabilito come il Comune di Pescara non debba pagare a Carsa la realizzazione dei libri commissariali nel 2008 dell'allora sindaco D'Alfonso dimostra chiaramente che avevamo ragione. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Pescara, Antonelli, D'Incecco e Raposelli. Da sempre, spiegano, abbiamo sostenuto che la via della transazione era assolutamente sbagliata e che il Comune avrebbe potuto risparmiare quei soldi così come è stato effettivamente sancito con la sentenza. Ora il sindaco Alessandrini e la sua giunta facciano ammenda. Sono 19 centenari ed ultracentenari residenti a Montesilvano. Di questi speciali montesilvanesi, 17 sono donne, 2 gli uomini. Non nello specifico il signor Nicola ha festeggiato lo scorso aprile 103 anni, mentre il signor Antonio a febbraio ne ha compiuti 101. Vi sono poi altre 2 donne di 103 anni, 4 nati nel 1913, 3 nonnine del 1914 e altri 6 che nel 2015 hanno compiuto il loro primo secolo. Montesilvano ha una popolazione, di 53.607 abitanti. Di questi 26.011 sono maschi, mentre 24.596 sono donne. Dal 1 gennaio al 20 luglio sono nati 246 piccoli montesilvanesi, lo fa sapere il Comune.
Torna l'ottavo premio Dean Martin domenica 2 agosto alle 21 a Pescara in piazza Muzzi nello spazio del mercato coperto di Pescara Centro organizzato dalla fondazione omonima, dall'assessorato agli emigranti e tradizioni locali della regione Abruzzo e da quello ai pescaresi nel mondo del comune di Pescara. La serata racconta l'emigrazione abruzzese attraverso il viaggio di Gaetano Crocetti, padre di Dean Martin. Canzoni care agli emigranti in un repertorio eseguito dall'orchestra Dean Martin, diretta da Antonella De Angelis e con la partecipazione del tenore Nunzio Fazzini, ma anche di Antonello Angiolillo, Mimmolo Casciulli e Candida D'Aurelio, e degli attori Pierluigi Di Lallo e Tiziana Di Tonno. Domenica ci saranno due sante messe presiedute entrambe dall'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. La prima verrà celebrata alle ore 9 nella chiesa di Sant'Andrea a Pescara in occasione appunto della festa di Sant'Andrea, mentre la seconda sarà celebrata alle 10.45 nella chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara e sarà teletrasmessa da Rai 1. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 28 a 31 gradi sulla costa e da 27 a 30 gradi nelle zone interne dove sono possibili temporali. I venti sono previsti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 29 a 35 gradi sulla costa e da 29 a 32 gradi nelle zone interne, venti deboli. Il mare è previsto calmo sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.